Il capitano di fregata Andrea Santini assume il comando dello schieramento. Fanno ingresso sul luogo della cerimonia il medagliere della Marina Militare ed il medagliere dell'Associazione Nastro Azzurro. Thank you.
cerimonia la bandiera della Marina Mercantile, decorata di medaglia d'oro al valor militare. Sul luogo della cerimonia la bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali, seguita dallo stendardo delle unità navali della Guardia Costiera. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, professor Graziano Del Rio, accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Marina Militare, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dall'ammiraglio ispettore Vincenzo Melone,
fa ingresso sul luogo della cerimonia. Bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali, stendardo delle unità navali della Guardia Costiera, bandiera della Marina Mercantile, banda musicale della Marina Militare, compagnia d'onore e rappresentanza del personale pronti per la rassegna. Prende la parola il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano. Comandante, dia pure il riposo. Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, onorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento, signor Capo di Stato Maggiore della Marina, autorità, gentili ospiti, grazie per la loro partecipazione alla cerimonia di avvicendamento al comando del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Colgo la loro presenza come testimonianza di stima, di fiducia verso le donne e gli uomini del Corpo ed a me. Di questo mi sento orgogliosamente onorato. Rendo omaggio alle bandiere della Marina Militare, delle Forze Navali, della Marina Mercantile, allo stendardo delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, ai medaglieri della Marina Militare del Nastro Azzurro. A loro, ai loro valori mi inchino per testimoniare la solidità del mio credo, la fedeltà alla Repubblica, alle sue leggi. Mi inchino dinanzi ai caduti nell'adempimento del dovere, alle associazioni combattentistiche e d'arme all'annemi rendo omaggio. Mi inginocchio con matura commozione davanti alle croci di quel personale del Corpo, il quale è stato chiamato a pagare con la vita dei propri figli migliori il prezzo più alto della propria missione, del proprio dovere. A loro va il mio pensiero, il mio dolore, la mia preghiera. Testimonio l'obbedienza e lealtà.
dal quale dipende per funzione e per organizzazione, sempre attenti alle esigenze delle capitanerie di porto, delle quali hanno voluto valorizzare, attraverso il proprio impegno politico, il ruolo insostituibile per la tutela degli usi civili e produttivi del mare. Grazie, grazie signor Ministro. Un grazie particolare al Capo di Stato Maggiore della Marina, che ha saputo anche oggi, con la voluta presenza inaspettata della Compagnia Servizi Onore della Capitale, impreziosire il mio periodo di comando, consolidando in me il pieno, autentico senso dei valori di patria onore, riconoscendo quindi il credo del mio recente operare. Valori ideali che sangue del mio essere risiedono in me e che ho coltivato con lealtà, responsabilità, obbedienza alle leggi e che ho cercato di diffondere attraverso comportamenti che hanno esaltato l'intensità e l'alta valenza. L'etica di patria onore mi ha insegnato a non abdicare mai alla responsabilità che l'ordinamento mi ha affidato, a non abdicare mai al dovere del fare, dell'agire e per quanto possibile del sapere, a non abdicare mai al dovere di lealtà verso il personale, le istituzioni, i ministri tutti, di riferimento in uguale dignità di funzione. Ed io, credetemi, non ho mai abdicato al mio dovere. Un grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno permesso di poter operare al limite delle mie capacità per il bene del corpo e del Paese. Sono trascorsi 40 anni da quel 31 ottobre, quando ebbi inizio la mia vita al servizio del bisogno di chi col mare, dal mare del mare, trova fonte di vita, di economia, di svago, di cultura. 40 anni di emozioni, di gioia, di soddisfazione, ma anche di sacrifici, difficoltà, di preoccupazioni, di dolore. Emozioni che ho sempre vissuto con intensità, grazie all'amore che provo per questa professione. 40 anni di intenso lavoro culminati nel privilegio della guida del corpo, supportato dal sostegno della gente, alimentato dall'amore della mia famiglia e di quanti mi hanno voluto bene e continuano a volermene. Sostegno, affetto, vicinanza, pazienza, con i quali l'intero cluster marittimo portuale è stato vicino al corpo, oggi simbolo autentico di quell'Italia che piace agli italiani e che, per il proprio modo di essere al servizio dei bisogni della collettività, peraltro con poca spesa, ha attratto a sé, nei 150 anni della propria storia, affetto, ammirazione, apprezzamento e soprattutto rispetto. Negli ultimi anni il corpo ha sublimato nella sua guardia della vita umana in mare la propria missione, vivendo con profonda umanità il dramma di quanti fuggono dalle guerre, dalla fame e dalla disperazione, di quei migranti alla ricerca della vita prima e della dignità poi calpestata in patria. Dalla crisi albanese del 91 ad oggi, più di 700.000 migranti sono stati soccorsi e salvati, solo più di 200.000 nell'ultimo biennio, che ha visto l'unità navale della Marina Militare, della Guardia di Finanza, il naviglio delle Nazioni Unite e quello mercantile operare per il bene degli altri. Preziosa ed insostituibile opera fornita anche dal CISOM, il cui personale è operato a bordo dell'aeronavale del corpo per integrare vita e speranza. Un compito, una missione portata avanti con amore, che ha portato i cuori, che ha aperto i cuori a quel drammatico "ma a me che importa", alimentato dalla globalizzazione dell'indifferenza che per troppo tempo aveva tenuto prigioniere quelle coscienze europee graffiate dall'autoresia della speranza, mortificate dalla negazione della solidarietà, spente dall'amore della fraternità. Ma il corpo non è solo salvaguardia della vita umana dei migranti, anzi, il corpo è altro. È molto altro. Emozionato dall'essere tra i giusti del mondo, onorato delle espressioni rivolte per il mio tramite al personale della Guardia Costiera, dal segretario generale dell'EMO, privilegiato dalla cittadinanza onoraria conferita dalla città di Palermo, il corpo vive un nuovo modello di quotidianità dell'impegno, comprendere i bisogni e rispondere alle esigenze. In un paese civile, culla del diritto, i bisogni e le risposte non ammettono colpevoli ritardi dovuti a confusione di ruoli e di funzioni.
Le cabine di porto contribuiscono da tempo a portare l'Italia in alto, partendo dal mare, dai porti, consapevoli che lavorare insieme al cluster con convinta reciproca lealtà fa bene al Paese, alla sua economia, alla sua risorsa mare. È in nome di quel patrimonio da tutelare costituito agli usi civili e produttivi del mare che le autorità marittime hanno arricchito e resi vivi con l'umiltà e la dignità che nasce dalla consapevolezza di essere al servizio del proprio ruolo, al servizio della propria funzione, della propria responsabilità, valori che hanno accompagnato anche i miei 40 anni di servizio. Saluto con affetto fraterno ed autentico l'ammiraglio Melone, che mi sostituirà nell'incarico. Il suo curriculum testimonia le sue qualità professionali ed umane che ha sempre posto al servizio del corpo e della collettività. Vincenzo, le cabine di porto Guardia Costiera hanno bisogno oggi più che mai della tua guida sapiente ed illuminata, che sappia affrontare con rinnovato slancio le sfide che non solo l'economia marittima portuale impone a chi, come noi, ricchezza di capacità, risorse e patrimonio di settori portanti dalla vita sociale ed economica del Paese, che ne ha concepito l'indispensabilità. Ed ora, nell'augurato ogni bene, ti affido gli 11.000 uomini e donne del corpo, affinché tu sappia trarre forza dalla loro preparazione, generosità dalla coscienza del loro quotidiano impegno, sempre nuovo vigore alla consapevolezza che essi vivono per esercitare un ruolo ed una funzione essenziali. Dopo un deferente saluto ai comandanti generali del Corpo e Capi di Stato Maggiore della Marina, che vi hanno trasmesso la loro dottrina, la loro saggezza, mi rivolgo ora a voi, uomini e donne delle cabine di porto, alle rappresentanze militari, parlo ai vostri cuori e alle vostre menti, invoco la vostra matura capacità di sapersi guardare dentro per guardare avanti, che si consolida nel saper rinunciare talvolta a qualcosa per il bene del corpo. In un momento di riforma della pubblica amministrazione vi offro testimonianza di verità nel richiamare il vivente impianto normativo chiaro, trasparente, certo, che saldando discendibile unicum capire di porto Guardia Costiera e affidando a ciascun ministero precise e dirette responsabilità, realizza un complesso assetto organizzativo che non prevede duplicazioni o sovrapposizioni. Infatti, e mi ripeto anche oggi, è solo la funzione legata ai precisi precetti che sono veri comandi, precetti del fare, del sapere, che incardinata la relativa responsabilità e mai delegabile nelle specifiche materie affidate alla vostra cura, vi impone il dovere di perseguire in mare come in terra, senza limitazioni di spazio, ovunque si applichi la giurisdizione nazionale e relativo fine, anche attraverso quel coordinamento di risorse pubbliche e private che può generare economia di spesa e migliore produttività. Rispetto all'organico quadro di regole e disposizioni che vi ho richiamato, sono le condotte che si pongono in antistesi a dover essere censurate, a pari di quelle che mirano a creare confusione, avversando veramente il bene comune. Bene comune consacrato in attività tecniche, operative e amministrative svolte, che trovano nei numeri il fedele riscontro del vostro operare. Il corpo comunica ciò che fa realmente, i risultati sono lo specchio del vero, come ho scritto recentemente in un articolo di risposta, peraltro. E lo specchio non dice bugie, non mente. Lo specchio non può mentire, non sa mentire. Se il corpo si specchia, vive nell'emozione del giardino dei giusti. Se il corpo si specchia, vede 11.000 uomini e donne che respirano l'autenticità delle proprie azioni, dei propri comportamenti, del proprio essere. Se il corpo si specchia, rivive nelle parole del Santo Padre. Io ho ammirazione per voi, lo dico, mi sento piccolo di fronte al lavoro che fate rischiando la vita, e vi ringrazio di cuore per questo, e questa ammirazione io la condivido con tutti quelli che quotidianamente portano vita, speranza, amore agli altri. Forte le emozioni che provi in questo momento. Signor Ministro, ho detto una bugia prima, mi sto emozionando.
Quanti vostri sguardi ho incrociato, quante vostre storie ho conosciuto, quanti momenti abbiamo condiviso insieme, momenti che hanno disegnato l'indispensabilità e la solidità del corpo delle capite di porto. Vi abbraccio tutti con l'orgoglio di potervi guardare negli occhi, sicuro di essere perdonato dei miei errori. Unisco nel mio fraterno paterno un abbraccio alle vostre splendide famiglie, ai vostri cari che vivono con voi questa esaltante esperienza di vita, orgogliosi del vostro impegno. Date un bacio ai vostri bambini, dite loro che lo manda nonno Felicio, quel nonno che vive di loro vivendo la sua Giorgia. Ed in attesa della messa di ringraziamento di domani mi rivolgo a Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Santo Marcinò, ordinario militare, per la grazia di aver affidato Don Nino Romano alla guida spirituale del Comando Generale. Proprio ieri lo stesso Don Nino in Vaticano per il 4° corso internazionale di formazione dei cappellani militari cattolici mi ha portato i saluti per la Guardia Costiera, quindi per voi, di Sua Santità, consolidando nuovamente quel sostegno a voi, uomini di buona volontà, espresso attraverso le sue preghiere. Ed ora consegno alla protezione di Don Santo Marcinò il corpo, i suoi uomini, le loro famiglie, i loro cari, perché li custodisca nell'amore di Cristo. Così sia. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano, pronuncerà ora la formula di riconoscimento. Viene ammainata l'insegna di comando dell'ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano.
viene ammainata l'insegna di comando del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Alza l'insegna! Prende la parola il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore Vincenzo Melone. In nome dei valori di altruismo, coraggio, solidarietà, senso dello Stato e delle istituzioni, la cui sintesi è manifesta nelle onorificenze conferite allo stendardo delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, dinanzi alle quali mi inchino, rivolgo un deferente omaggio alla memoria di tutte le vittime del dovere del Corpo, che di quei valori sono perenne testimonianza, monito e insegnamento per tutti noi. Comandante, ora può dare riposo. Signor Ministro Del Rio, signor Capo di Stato Maggiore della Marina, illustri autorità, gentili ospiti, amici, signori rappresentanti del cluster marittimo e portuale, desidero esprimere anche da parte mia, come ha già fatto l'ammiraglio Angrisano, la più sentita gratitudine per l'attenzione testimoniata con la vostra presenza. Rendo omaggio alle bandiere della Marina Militare e delle Forze Navali, alla bandiera della Marina Mercantile, ai medaglieri della Marina Militare e del Nastro Azzurro. A loro, ai loro valori mi inchino per testimoniare la solidità del mio credo, la fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, alle leggi. Rendo omaggio alle associazioni combattentistiche d'arma e all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia per i contributi offerti dalla propria tradizione. Si tratta per me di un giorno davvero speciale, unico, perché segna indubbiamente il felice e più eletto coronamento di una intensa esistenza lavorativa dedicata al servizio del Paese per 44 anni, e in particolare alla sua marittimità, circondato dall'attenzione di alte autorità dello Stato, dai colleghi con cui sino ad oggi ho condiviso speranze, obiettivi, successi, impegno, fatica, dai miei familiari, parenti e dai tanti amici. Rivolgo un deferente ringraziamento al signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fiducia che ha riposto in me nel momento in cui mi accingo ad assumere la responsabilità del comando degli 11.000 uomini e donne del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Fiducia che con la stessa forza dell'impegno e la consapevolezza del mio ruolo non mancherò di ripagare, testimoniando in ogni atto del mio comando ciò che ha sempre caratterizzato il mio essere uomo, militare e comandante di porto,
sin dal giorno del mio giuramento di fedeltà alla Repubblica. L'obbedienza allo Stato e alle sue istituzioni e l'essere al servizio della collettività e dei suoi bisogni, che sono la fonte del nostro agire quotidiano. Sono i bisogni propri del marittimo, del pescatore, dell'armatore, dello spedizioniere, del raccomandatario, del terminalista, dell'utente del mare, i bisogni e le necessità di chi vive il mare per mero diletto, di chi ci lavora e di chi lo tutela. In una parola, il mare nobile e operoso, il mare che produce ricchezza e sviluppo. Sono le esigenze di quella originaria vocazione marittimo-mercantile che da sempre caratterizza il nostro paese, prima ancora di essere uno Stato unitario, nei confronti del quale le capitanerie di porto offrono e hanno offerto servizi determinanti che, in coerenza con gli obiettivi e le risorse assegnate dai ministeri di riferimento, consentono di garantire l'ordinato svolgimento delle attività connesse agli usi civili e produttivi del mare, che hanno nel bene mare l'unico comune denominatore e con ciò assicurare i necessari presupposti per lo sviluppo e la crescita dell'economia marittima e portuale. Sin dalla sua fondazione, il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera continua a caratterizzarsi per essere intimamente e naturalmente legato alla vocazione marittimo-mercantile della nostra collettività. Le sue stesse origini, quel Regio Decreto del 20 luglio 1865, testimoniano l'intima dipendenza funzionale che da sempre ha legato e continua a legare il Corpo delle Capitanerie di Porto con l'amministrazione statale della Marina Mercantile prima e delle infrastrutture dei trasporti ora. È con profonda emozione che accolgo quindi, signor Ministro, il privilegio e la responsabilità della guida di un corpo che sin dalle sue origini, per previsione di legge, appartiene al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non solo sotto il profilo funzionale, ma anche sul piano organizzativo e in termini di bilancio, così come efficacemente lei sottolineò in occasione della cerimonia per il 150° anniversario della sua fondazione. Col signor Ministro Delrio mi permetto di dire pubblicamente: avverto una forte affinità di intenti, condivisa chiaramente dagli 11.000 donne e uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto. Signor Ministro, di questo la ringraziamo. La ringraziamo per la forte e convinta vicinanza alle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, che lei ha dimostrato sin dal suo insediamento alla guida del Dicastero, e per la sincera fiducia e diuturna attenzione che ripone nell'attenzione del Corpo anche per il rilancio dell'economia del mare. Con lo stesso orgoglio e la fierezza di assumerne oggi il comando, le assicuro, signor Ministro, condivisione e fedeltà nell'attuazione delle sue linee di indirizzo attraverso l'impegno, il lavoro quotidiano e lo spirito di servizio che sorregge la sua Guardia Costiera, strumento essenziale di cui lei dispone per il raggiungimento delle finalità affidate alle sue alte funzioni di governo. La storia, scritta giorno dopo giorno dalle donne e dagli uomini delle Capitanerie di Porto, racconta di una grande capacità di interagire con la patria, quella parte di Italia che in mare lavora, viaggia, trasporta persone e merci, gode della bellezza del paese, dei suoi fondali, delle sue coste. Sono le sue parole, signor Ministro, dette in occasione del 150°. È la storia di ogni giorno che da oltre 20 anni a questa parte vede una motovedetta della Guardia Costiera e il suo equipaggio lottare contro il tempo, contro le onde, le difficoltà e i rischi della navigazione per portare soccorso a centinaia e centinaia di disperati che sin dalla crisi albanese dei primi anni 90 fino all'attuale scenario dei paesi del Nord e Centro Africa tentano di attraversare il Mediterraneo fuggendo da guerre, fame, carestie e violenze di ogni genere. Di storie ogni militare del corpo ne potrebbe raccontare all'infinito, perché vissute in prima persona,
quale espressione del più moderno modo di rappresentare la pubblica amministrazione. Vicina ai bisogni del cittadino, al quale offrire con responsabilità e affidabilità servizi, capacità professionali e competenze. Dietro queste storie, infatti, non c'è solo il bisogno del cittadino da una parte e la risposta della capitaneria dall'altra. C'è l'insieme di funzioni e competenze esclusive, professionalità, esperienze. In una sola parola, una organizzazione che con tenace e appassionato impegno assicura con il proprio lavoro e la responsabilità legata al ruolo di garanzia l'attuazione della funzione marittima dello Stato quale espressione degli interessi di quei ministeri da cui il corpo funzionalmente dipende, capace di esprimerne le più efficaci sintesi. Forte del privilegio di poter testimoniare questa capacità di versatile sintesi funzionale, rinnovo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'impegno mio personale di tutto il corpo nella continua attività di protezione e conservazione dei nostri valori naturalistici, del nostro straordinario sistema costiero e del mare. Col medesimo animo e orgoglio di essere al comando di un corpo funzionalmente dipendente anche dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, assicura il rinnovato slancio di tutta la Guardia Costiera nella missione di protezione delle specie marine e la conservazione degli stock ittici. Mantenere alta la guardia non solo sulle pratiche illegali di pesca, ma su tutta la filiera essenziale per la tutela e la conservazione dell'intero ecosistema marino e delle sue risorse, consentendo al Paese di operare quale partner fondamentale nel consesso europeo per le politiche di conservazione delle risorse ittiche e biologiche. Signor Ministro, autorità tutte, sono consapevole del particolare momento storico in cui mi accingo ad assumere il mandato e di come la congiuntura economica, passato il periodo buio degli ultimi anni che hanno duramente segnato i diversi settori del sistema produttivo, lascia intravedere chiari segnali di incoraggiante ripresa. In tal senso raccolgo il testimone, nel segno della continuità, continuità nell'azione di rinnovato supporto, assicurando il massimo concreto contributo possibile allo sviluppo del comparto economico marittimo, con l'obiettivo prioritario di fornire al governo del Paese la più genuina, competente e professionale chiave di lettura delle istanze provenienti dal cluster marittimo, facendomi da un lato interprete di quelle che esigenze che maggiormente possono valorizzare oggettivi fattori di sviluppo sostenibile e dall'altro momenti di sintesi di interessi pubblici e privati, nonché punto di riferimento per le amministrazioni locali. È vero, per un verso, che la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, la tutela dell'ecosistema marino e delle risorse ittiche costituiscono il core business della missione affidata al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, sintesi ed espressione delle sue attività operative. Al contempo occorre affermare con rinnovato vigore il ruolo affidato dal codice della navigazione al comandante del porto, all'autorità marittima, inscindibilmente integrati con la capacità operativa dei servizi di guardia costiera in un unicum funzionale ed organizzativo. Compito assicurato con professionalità, non duplicabile né sostituibile, che fa dell'autorità marittima il primo anello della filiera del trasporto marittimo e della catena logistica integrata. Elemento regolatore della navigazione marittimo-portuale tanto nei piccoli porti ove la sua competenza è piena, quanto nei grandi sistemi portuali dei quali condivide la governance con le autorità portuali, contribuendo a creare insieme ad esse sviluppo, crescita e sicurezza. In questa cornice, quali dunque le priorità? Valorizzazione dei punti di forza dell'organizzazione. Il focus resta la componente umana, con la sua versatilità di impiego sempre dimostrata. La flessibilità, l'operatività su larga scala
richiesti dalle funzioni anche esclusive che la legge ci affida e che non possono trovare, a parità di costo, risposte altrettanto adeguate ed immediate quali il corpo delle cabine di porto ha saputo rendere sino ad oggi. Certamente, il mantenimento degli standard e il miglioramento delle performance richiedono chiarezza, condivisione di intenti e di valori, oltre che rispetto personale. Tutti fattori esperienziali, tutt'altro che scontati e sui quali intendo investire in ottica futura. A partire dal preservare il bagaglio identitario, individuale e collettivo, alla base di quel fertile humus culturale e motivazionale che alimenta e sostiene lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, il senso di appartenenza che a tutti i livelli ha sempre distinto il quotidiano agire del personale del corpo delle capitanerie di porto. Assistiamo oggi a notevoli sforzi della pubblica amministrazione volti a percorrere riassetti organizzativi, funzionali all'ottimizzazione della spesa pubblica. Il corpo delle capitanerie non si sottrarrà a questo sforzo. Pur nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni, che ne caratterizzano la sua essenzialità nell'ambito della funzione marittima relativa agli usi civili e produttivi del mare e a parità dell'odierna consistenza del personale funzionale ad assicurare il mantenimento dell'attuale sforzo amministrativo ed operativo, il rinnovamento è il modo migliore per crescere e continuare ad offrire alla collettività standard sempre più elevati di efficienza ed economicità di azione. Il corpo delle cabine di porto Guardia Costiera ha fatto tanto, sino ad oggi, per cogliere in anticipo le opportunità di crescita e miglioramento offerte dall'evoluzione dei tempi. Si può fare di più, dobbiamo fare di più, anche attraverso il ricorso ad eventuali interventi per rendere l'organizzazione territoriale del corpo sempre più funzionale alle reali esigenze delle collettività locali, che possa liberare risorse umane, materiali e finanziarie da investire per migliorare la produttività in quegli ambiti prima citati. Il capitale umano, il mantenimento della propria identità culturale, professionale e operativa, e l'innovazione tecnologica, in grado di realizzare semplificazione ed efficienza dei servizi offerti. L'appello, che forte dell'eredità lasciatemi dai miei illustri predecessori, con sincera convinzione rivolgo oggi ai signori rappresentanti del Governo e del Parlamento qui presenti, è quello di voler continuare a considerare il corpo delle capitanerie di porto quale risorsa importante, direi indispensabile per il Paese. Un virtuoso modello amministrativo di efficienza ed economicità che, a fronte di un costo di appena 60 milioni di euro l'anno, assicura l'assolvimento di funzioni e compiti essenziali per l'economia marittimo-portuale attraverso una struttura snella ma al contempo capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale costiero. Consapevole del percorso compiuto verso il riconoscimento unanime di un ruolo istituzionale di tangibile utilità ed efficacia per la nostra società, ringrazio chi, con lungimiranza e saggezza, ha saputo guidarlo al passo con i tempi. Rivolgo a nome di tutto il personale del quale mi onoro di assumere il comando il mio più sentito omaggio all'ammiraglio Angrisano. Che al termine di una lunga e luminosa carriera sta per lasciare il servizio attivo. Egli è testimone, con gli altri comandanti generali, che saluto, che lo hanno preceduto in questo straordinario incarico, che con deferenza, rispetto e grata riconoscenza saluto, con particolare riguardo al nostro decano, l'ammiraglio Romani, di una storia di successi e sacrifici e conquiste. A te e ai tuoi cari l'augurio affettuoso di un futuro sereno e ancora, sono certo, ricco e generoso di soddisfazioni. Un commosso omaggio alla memoria dell'ammiraglio Francese e dell'ammiraglio Pollastrini,
testimoni dei più alti valori, cui mi sento legato da profondi sentimenti di stima e indimenticabile amicizia. Al signor Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, della cui organizzazione il Corpo fa parte, per l'espletamento dei compiti militari che l'ordinamento gli affida, assicuro, nella lealtà dell'agire, forme condivise di collaborazione con l'intento di ottimizzare le risorse, favorendo altresì, ove previsto, il reciproco concorso nell'assolvimento delle rispettive funzioni. Sono certo di poter contare su altrettanta lealtà da parte della Forza Armata e sul suo convinto sostegno a far sì che il Corpo delle Capitanerie di Porto continui ad essere, per gli usi civili del mare, ciò che la Forza Armata nel suo complesso è per la difesa degli interessi nazionali. Consentitemi ora un ringraziamento particolare alla mia famiglia, ai miei figli, alle mie nipotine e a mia moglie Lucia, che è stata sempre al mio fianco, che mi ha dato serenità, che mi ha sostenuto soprattutto nei momenti difficili, che ha sempre compreso e apprezzato il mio impegno, che ha accresciuto in me quei sentimenti di umanità e giustizia che sono la vera forza di un comandante che voglia suscitare coesione e unità di intenti nell'assolvimento della missione che gli ha affidato. Desidero ora rivolgermi in particolar modo alle donne e agli uomini delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Con voi, ufficiali, sottufficiali, graduati e nocchieri di porto, personale civile, assumo con un'autenticità e intensità di sentimenti l'impegno che costituisce un debito morale di essere attento alle vostre esigenze, di guidarvi con saggezza, valorizzare ogni vostra capacità per la crescita del corpo di cui ognuno di noi è parte integrante e custode fedele. Io sarò sempre al vostro fianco, pronto a tutelarvi per il bene dell'istituzione, per la nostra missione. Dedicherò tutto me stesso a consolidare la grande tradizione e l'identità del Corpo delle Capitanerie di Porto. Lavorerò duramente affinché ci sia intorno al Corpo un clima di serenità e rispetto e siano sempre di più riconosciuti il nostro insostituibile ruolo, la grande professionalità e l'impegno indefettibile con cui operiamo ogni giorno in Italia e all'estero. Come già fatto nei confronti delle nostre istituzioni, così chiamo innanzitutto voi tutti a rispondere coralmente, come un solo spirito, una squadra compatta, al mio appello di dare immediato corso al lavoro di rinnovamento per la crescita dell'amministrazione. Impegno che sarà sì intenso, ma al contempo entusiasmante, perché ci consentirà di affrontare in modo ancora più incisivo le future sfide per tutelare gli interessi primari del Paese, che vede nella marittimità e nella portualità nazionale una grande risorsa, un'opportunità di crescita economica e sociale, una possibilità di stare al passo con i tempi e di interpretare con successo un percorso di sviluppo e prosperità per tutti. Uomini e donne delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, continuate a mantenere sempre vivo il giuramento di fedeltà alle istituzioni che avete a suo tempo pronunciato, sapendo che attraverso la solidità dei vostri valori, la fermezza del vostro coraggio, l'unità del vostro spirito di servizio, passa la forza dell'impegno di tutto il Corpo delle Capitanerie, che non è solo lo slogan che ha contraddistinto le celebrazioni per il 150°, ma è ciò che caratterizza e deve continuare a caratterizzare la vostra quotidiana opera al servizio della collettività. Le più grandi fortune alla nostra amata Italia. Grazie. Prende la parola il Capo di Stato Maggiore della Marina,
ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi. Riposo. Signor Ministro, autorità di governo, onorevoli parlamentari, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili ospiti. A nome della Marina Militare porgo il saluto più caloroso e un ringraziamento sincero per la loro presenza in occasione del passaggio di consegne al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che questa volta avviene nell'anno stesso di ricorrenza del 150° anniversario della Costituzione del Corpo, da noi tutti festeggiato solo qualche mese fa. Rendo omaggio alla bandiera della Marina Militare e a quella della Marina Mercantile decorate di medaglia d'oro al valor militare, allo stendardo dell'unità delle Capitanerie di Porto, al medagliere della Marina e reco il fraterno saluto di tutta la Forza Armata, oggi idealmente qui riunita, come sempre, in comunione di sentimenti, al comandante generale cedente, ammiraglio Angrisano, e a quello subentrante, ammiraglio Meloni. Agli ufficiali, sottufficiali e marinai del Corpo delle Capitanerie. La sua presenza, signor Ministro, e quella delle altre autorità testimonia ancora una volta la vicinanza dello Stato e delle sue istituzioni alla Marina Militare e della sua importante componente costituita dalle Capitanerie di Porto, che come già evidenziavo nella cerimonia di Civitavecchia del 20 luglio scorso, nei 150 anni della sua gloriosa storia ha conseguito risultati e meriti sempre più elevati, conformi alla responsabilità via via più estese e dall'impegno intensamente profuso nei settori più diversificati, ma sempre delicati e fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell'ambiente marino e delle attività comunque legate al mare. La Marina Militare, anche tramite il suo Corpo delle Capitanerie, rappresenta il principale, non certo l'unico, strumento dello Stato per assicurare l'azione dello Stato stesso in mare in tutte le sue accezioni, attraverso lo svolgimento in forma complementare di compiti militari, di polizia e di altre molte funzioni fondamentali per l'economia marittima, oltre che per la sicurezza della navigazione. Mi riferisco in particolare al soccorso in mare, ma non solo, alla vigilanza sulla pesca, alla tutela dell'ambiente marino, alla particolare attenzione sempre più alla sorveglianza contro l'inquinamento intenzionale, per esempio a fini terroristici o accidentali. I compiti non militari e ruoli e le funzioni svolte dalla Marina attraverso le sue varie componenti sono divenuti nel tempo, specie nei periodi più recenti, sempre più importanti e rilevanti. La complementarietà dell'azione di capacità fra le altre componenti della Forza Armata resta fondamentale non soltanto perché obbligatoriamente dettata dalle esigenze degli scenari operativi. Il Mediterraneo costituisce solo l'1% della superficie acquea del mondo, e tuttavia 25% del traffico mercantile mondiale lo attraversa e la quasi totalità del traffico petrolifero energetico da e per l'Italia e per l'Europa, perlomeno per l'Europa meridionale, passa attraverso il Mediterraneo. 5 dei 9 stretti, dei 9 punti strategici esistenti al mondo aventi immediato impatto sull'economia marittima mondiale e più in generale sull'economia, sono in Mediterraneo. Le difficili e complesse operazioni marittime condotte negli ultimi anni, potenziate in maniera notevolissima a seguito del problema dell'immigrazione e della migrazione biblica dalle terre di origini per fuggire dalle guerre e dalle carestie, ha cambiato sensibilmente l'impiego dello strumento marittimo nazionale in tutte le sue accezioni. Su di esso, su questo scenario così drammatico, si sovrappone un degrado della sicurezza in Mediterraneo. Degrado che parte dal Mar Nero, quindi con la ricomparsa della flotta sovietica, flotta russa, verrebbe dire sovietica perché ci riporta ai tempi della Guerra Fredda,
con la ricomparsa dei sommergibili della flotta del Mar Nero in Mediterraneo, non solo davanti alla Siria ma in tutto il Mediterraneo, e con tutta la, diciamo, crescita, il riarmo navale che accade nel mondo. Quindi si sovrappongono due situazioni che rendono l'una e l'altra ancora più complesse da gestire: la sicurezza e il soccorso. Si tratta di situazioni che sono non divise né nel tempo né geograficamente. E mentre alcune navi della Marina o delle capitanerie o dei mercantili stanno salvando persone dal mare, a poche miglia di distanza è in corso un'operazione di cattura di scafisti che può prevedere l'impiego delle armi, e a sud dei sommergibili che stanno sorvegliando un'altra area. Mentre, come è capitato qualche mese fa, qualche aereo libico sorvola le navi in mare. Quindi questo dà la natura, dà l'idea, la sensazione del cambiamento. Non parliamo più di uno scenario dove il Mar Mediterraneo appariva grande. Oggi tutti i mari conservano la loro vastità e complessità, ma i sistemi di comunicazione, primo fra tutti la cyber warfare e i mezzi che insistono sul mare, rendono questo ambiente intimamente condizionato come una ragnatela da attori e da situazioni fra loro completamente diverse. E dunque è evidente che lo strumento marittimo del futuro non potrà essere del tutto uguale a quello di oggi. Lo impone la realtà, lo scenario mondiale. E se il Parlamento dovrà esaminare, su richiesta del Governo, un riassetto di questa situazione, di questa organizzazione, evidentemente vuol dire che dobbiamo migliorare e ottimizzare. Ma questo non vuol dire che questo comporti misure punitive o perdite di capacità. Questo vuol dire che dobbiamo trovare il giusto coordinamento e quella complementarità che ha sempre caratterizzato la struttura della Marina. Laddove alcuni corpi hanno delle funzioni civili e queste si integrano nella più ampia capacità della Forza Armata. Mi riferisco al supporto tecnico-logistico, alle basi aeree, alle basi navali, alla coesistenza di impiego degli ufficiali. Per esempio, perché in futuro l'ufficiale che proviene dal corpo delle capitanerie non potrebbe essere il capo di Stato Maggiore della Marina? Perché il cambiamento avviene in tutte e due le strade, in tutte e due le vie. Così come ieri la Marina era essenzialmente un corpo combattente che si teneva pronto per quella guerra massiccia, oggi ci troviamo in un mondo di non guerra e di non pace, dove immediatamente e istantaneamente si può passare da una situazione di quiete, di soccorso umanitaria, a una situazione di terrorismo, di ferocia e di combattimento ad altissimi livelli tecnologici. Dunque non è solo un aspetto di tipo organizzativo, si tratta anche di, diciamo, di capacità di formazione degli ufficiali del futuro. E allora, se questa formazione dovesse cambiare, e dovrà cambiare, non c'è motivo perché gli ufficiali delle CP rimangano confinati in un corpo tecnico. Questo vale anche per gli altri corpi della Marina, ma per le CP lo vedo come una cosa più facile ed immediata. Quindi non è un cambiamento che deve fare paura, né d'altra parte potremmo assorbire ciò che è già nostro. Non è possibile assorbire le CP in Marina perché esse già sono della Marina Militare. E allora qui il problema non è né un cambio di status né un cambio di dipendenza radicale che privi i ministeri che attualmente beneficiano del supporto delle capitanerie. Ma così come in altre organizzazioni dello Stato, si tratta di calibrare queste relazioni facendo sì che il corpo della Forza Armata, insieme la gran parte, la massa della Forza Armata, possa assorbire e supportare tutte quelle attività, coordinandole quindi, che non sono direttamente legate alla funzione di supporto. Come dicevo prima, penso alle basi aeree. Noi abbiamo delle basi aeree a 100 metri una dall'altra, fa abbastanza ridere.
abbiamo basi navali vicine, ognuna con tutti i suoi supporti. Sarebbe un grandissimo risparmio infrastrutturale, si tratta di luoghi privilegiati, di altissimo valore, stiamo parlando di banchine commerciali, di porti, di aeroporti. Dunque, credo che questa sia la strada. Tranquillizzo l'ammiraglio Melone, non intendiamo distruggere le capitanerie e non intendiamo stravolgerle, e del resto non siamo noi a deciderlo. Ecco perché sono riluttante nell'affrontare in pubblico questo argomento, perché non voglio alimentare con proclami o con promesse in un senso o nell'altro questo tema, perché è sopra le nostre teste, cioè non siamo noi militari che dobbiamo, come dei tribuni, arringare le folle cercando consenso nelle clac e negli uomini e nei nostri uomini. Loro sanno che noi operiamo per il bene dello Stato e della nazione. È nel silenzio che caratterizza da sempre la nostra forza armata, la nostra forza. Silenzio e coesione, obbedienza alle istituzioni del governo, del Parlamento. Il resto crea solo rumore, confusione, disaffezione. Qualunque sarà la scelta che i nostri governanti assumeranno, serenamente la seguiremo e la porteremo avanti come fosse la nostra, dopo aver espresso nelle sedi e nei luoghi opportuni i nostri pareri e le nostre opinioni. Il periodo dell'ammiraglio Angrisano è stato un periodo estremamente importante. È importante perché sono capitate delle sfide e degli eventi di grandissimo impatto sotto il profilo emotivo e sotto il profilo anche tecnico-operativo. Mi riferisco in particolare alla Concordia e all'incidente della Torre dei Piloti di Genova, nella quale hanno perso la vita alcuni nostri sottufficiali delle capitanerie e nostro personale, adesso per il quale io vorrei un minuto, un breve momento di silenzio, un pensiero a questi giovani e meno giovani che nell'adempiere quotidianamente il loro lavoro in maniera assolutamente imprevedibile sono caduti nell'adempimento appunto del loro dovere. Vi pregherei di alzarvi in piedi un istante, vi chiedo scusa per questo fastidio forse, ma io credo doveroso che questo pensiero sia portato verso loro e le loro famiglie. Grazie. Con il suo comando, i marinai delle capitanerie di porto hanno adempiuto all'azione quotidiana, nell'azione quotidiana, quindi a compiti difficili e complessi. E a lui, e cioè all'ammiraglio Angrisano, va oggi il ringraziamento e l'apprezzamento più sincero di tutta la Marina e mio personale per l'azione condotta come comandante generale in questi anni, ma anche per l'intero servizio prestato, sempre e prima di ogni altra cosa, per l'interesse della nazione e dei suoi cittadini in 8 lustri di carriera militare. Salutiamo oggi l'ammiraglio ispettore Vincenzo Melone, che subentra l'ammiraglio Angrisano alla testa delle capitanerie di porto. Uomo e dirigente di grandi capacità e qualità, l'ammiraglio Melone, con la sua storia personale e il suo stesso cursus honorum, pienamente incarna e rappresenta quella integrazione, complementarità e interoperabilità tra l'intera Marina Militare, quale forza armata, e il suo corpo delle capitanerie di porto, di cui più volte, anche prima, dicevamo. Egli è entrato in Marina frequentando i corsi dei ruoli normali dell'Accademia di Livorno, nel corpo di Stato Maggiore, lo stesso corpo a cui io appartengo, dove da ufficiale di vascello è rimasto per 10 anni, venendo via via imbarcato su diverse unità della squadra navale, nave Etna, nave Doria, nave Impavido, nave San Giorgio, nave Centauro e nave Canopo, conseguendo l'abilitazione SS IOC e quella anche al comando di guardia in plancia. Nel 1982 dal Corpo di Stato Maggiore è transitato nel Corpo delle Capitanerie di Porto e nel corso della successiva lunga carriera delle CP ha svolto importanti e diversificati incarichi presso le Circomare, Compamare, di diversi porti della penisola,
all'allora Ministero della Marina Mercantile e presso il Comando Generale di Roma, anche come capo reparto e responsabile nazionale dell'impiego operativo della componente aeronavale e subacquea del Corpo, fino alle funzioni svolte nell'ultimo prestigioso incarico di direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova. Un ufficiale di Marina di grande esperienza, quindi, che può rappresentare proprio quell'esempio di capacità integrata, per 10 anni e più ufficiale di vascello, transitato poi alla guida delle capitanerie di porto. Persona quindi che comprende tutti gli aspetti dell'operatività navale e marittima. Ed è per esempio ufficiali come questi che potrebbero in futuro accedere agli incarichi nello Stato Maggiore e nelle altre articolazioni della Forza Armata che vanno oltre la specializzazione delle capitanerie di porto, perché è un potenziale di conoscenze e di professionalità che ben si adatta ai futuri scenari, come dicevo, dove il soccorso è intimamente legato alla sicurezza, così come vale per la portualità, che sono gangli vitali per l'Italia sotto tutti i punti di vista. Al nuovo comandante generale vanno perciò gli auguri di ogni successo per questa nuova esperienza professionale ed umana, con la certezza che potrà continuare a contare su tutti gli uomini e le donne in divisa che con la propria azione quotidiana, la propria professionalità incarnano ed esaltano i valori, le tradizioni stesse dell'identità marinara sempre e comunque al servizio dell'Italia. Nell'occasione voglio anche portare il saluto della Marina Militare alla Marina Mercantile, ai comandanti, agli equipaggi delle nostre navi mercantili che in tutto il mondo così tanto contribuiscono all'economia nazionale e alla presenza marittima dell'Italia nel mondo. A tutti voi, marinai, graduati, sottufficiali e ufficiali delle capitanerie di porto, rinnovo qui il mio saluto e il mio apprezzamento personale. Vi garantisco che senza il vostro supporto la Marina Militare non potrebbe operare. Con l'invito quindi a riconoscervi con immutata fedeltà nella guida del nuovo Comandante Generale. All'ammiraglio Angrisano ancora grazie e buona fortuna, all'ammiraglio Melone complimenti e buon lavoro. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, viva la Marina, viva l'Italia. Prende la parola il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, professor Graziano Del Rio. Comandante, dia pure il riposo, grazie. Saluto tutte le autorità religiose, civili e militari convenute qui oggi, gli illustri e gentili ospiti, il signor Capo di Stato Maggiore della Marina e tutti coloro che con la loro presenza contribuiscono a dare lustro e significato a questo evento. Questo passaggio di testimone vede come protagonisti due alti ufficiali con grande esperienza, con grande prestigio, che saluto e ai quali esprimo le mie congratulazioni, il mio augurio di buon lavoro, le mie congratulazioni e il mio ringraziamento per quello che già hanno svolto per il nostro Paese e per quello che ancora dovrà essere svolto nella guida di un corpo così presente nella vita sociale ed economica del Paese. Il corpo quest'anno ha festeggiato i suoi 150 anni nella magnifica cornice del Forte Michelangelo a Civitavecchia. Si è qualificato nel corso degli anni come un'eccellenza della pubblica amministrazione e un riferimento per l'intera comunità marittima. E la cerimonia odierna mi offre l'occasione per porre l'accento sulla rilevanza ancora di questo ruolo, di quell'impegno, che già ho ricordato appunto nell'occasione del 150esimo, ma che mi pare sia stato inquadrato molto bene nell'intervento dell'ammiraglio Melone, che condivido completamente, quando ricorda l'importanza della risorsa mare e di come il corpo sia al servizio con le sue competenze e la sua professionalità, a servizio di quel sistema che così tanto fa e sta facendo per l'economia del nostro Paese.
Grazie a questo impegno il corpo si è conquistato una grande popolarità, non solo nella parte del territorio che si affaccia sul mare, ma credo anche tra i milioni di persone nei cuori degli uomini e delle donne italiani che frequentano annualmente le nostre coste e le nostre città di mare. È un impegno di cui posso dare testimonianza diretta in virtù del solido legame che lega il corpo alla macchina amministrativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, legame che intendo ulteriormente coltivare e consolidare con la sua collaborazione, ammiraglio. Vorrei riassumere la cifra della complessità e della vastità delle competenze del corpo in due momenti che hanno caratterizzato il suo periodo di comando, caro ammiraglio Angrisano, e che hanno accresciuto la stima del Paese a livello internazionale, il senso di fiducia, perché l'Italia ha molto bisogno di avere fiducia nelle sue istituzioni e voi avete contribuito ad accrescere questa fiducia in questi anni. Mi riferisco alle difficili operazioni di soccorso, alla motonave Norman Atlantic, in condizioni, come sappiamo, meteo-marine pessime. Con l'azione di coordinamento della centrale operativa abbiamo brillantemente coordinato l'efficiente dispositivo navale ed aereo di soccorso, abbiamo fatto un'operazione di straordinaria complessità insieme alla grandissima professionalità della Marina Militare, dell'Aeronautica, ad oltre a 20 navi mercantili che sono state dirottate sul luogo del sinistro. Abbiamo tratto in salvo 450 persone, 452. Questo ha contribuito a elevare il prestigio e l'ammirazione per la capacità di risposta che il nostro Paese ha saputo mettere in campo. E non posso dimenticare ancora, oltre agli episodi ricordati dall'ammiraglio De Giorgi, non posso dimenticare i quotidiani, i tristi eventi legati all'esodo dei migranti nel canale di Sicilia, che hanno messo in evidenza, agli occhi dell'opinione pubblica mondiale, l'eccellente azione della nostra Guardia Costiera come coordinamento. La centrale operativa del corpo che ho avuto il piacere di visitare lo scorso mese di giugno ha assolto al dovere di coordinare lo sforzo operativo di tutte le realtà che operano in concorso con la Guardia Costiera per la salvaguardia della vita umana in mare. Giorno e notte operate sul fronte caldo del canale di Sicilia, giorno e notte siete presenti in condizioni estreme e con sprezzo del pericolo. L'Italia, il governo, vi dice grazie. I numeri dell'esodo ci raccontano di 170.000 migranti soccorsi nel 2014 e di 140.000 migranti soccorsi nel 2015. Sono cifre che testimoniano la complessità, la difficoltà nella gestione di questo fenomeno, ma anche sono cifre che testimoniano i sentimenti di solidarietà, di fratellanza, di unione, di sforzi di una nazione che non mi stancherò mai di ripeterlo, una nazione che non vuole e non deve voltarsi indietro di fronte ai drammi che quotidianamente si verificano in mare. Non vuole vergognarsi di sacrificare il proprio tempo, le proprie risorse per salvare una vita. Salvando una vita noi salviamo l'intera umanità. Per questo non abdicheremo mai al dovere di intervenire senza indugi, secondo le regole e il codice del mare, per portare speranza e solidarietà a quanti sfuggono da guerra e da disperazione. Sarebbe riduttivo però limitare l'attenzione a questi due grandi eventi e dimenticare il giornaliero impegno del corpo nell'esercizio delle funzioni amministrative che sono portanti per la vita marittima e portuale del Paese. Il corpo è certamente sotto la direzione della difesa e della Marina Militare, come ha ricordato l'ammiraglio De Giorgi, quando deve svolgere funzioni militari, ma è l'articolazione periferica del Ministero che garantisce lo svolgimento delle attività strategiche per la crescita e lo sviluppo dell'economia del mare, il comando dei porti, la sicurezza della navigazione, il monitoraggio e il controllo del traffico marittimo, le funzioni di polizia marittima e giudiziaria, a cui si aggiungono le funzioni già ricordate di tutela dell'ambiente marino e di protezione delle risorse ittiche e biologiche. Si tratta di compiti svolti con la competenza e la professionalità che avete acquisito in 150 anni di storia. Si traducono ogni giorno in risultati concreti e tangibili. Quest'estate, per esempio, ho chiesto al Corpo uno sforzo straordinario con l'operazione Mare Sicura, caro ammiraglio Angrisiano. La ringrazio davvero perché ho visto il Corpo profondere il massimo sforzo in termini di uomini e di mezzi per assicurare a tutti delle vacanze serene, garantire dei controlli capillari sul pubblico demanio marittimo,
a tutela dei beni pubblici, del diritto di ogni bagnante a fruire di spiagge liberate dagli abusi. 3.000 donne e uomini del corpo e 300 mezzi navali hanno agito capillarmente sulle nostre belle coste da giugno a settembre, con risultati che ci fanno onore e che voglio qui ricordare. Abbiamo soccorso quasi 830 unità da diporto, 3.000 persone salvate tra diportisti, bagnanti e subacquei, 246.000 controlli effettuati, abbiamo riscontrato 8.212 illeciti amministrativi e 801 notizie di reato, di cui 402 per occupazione abusiva di demanio marittimo. È un dato, quest'ultimo, che grazie ai nostri controlli cresce del 25% rispetto all'anno precedente e premia così il nostro sforzo di tutelare il libero e pubblico uso delle spiagge e delle coste in favore di tutti i cittadini. In sintesi, il Corpo, con tutto il suo bagaglio culturale di tradizioni, compiti, conoscenze, competenze, diffusione territoriale, si conferma pienamente per l'attualità e si candida ancora di più come organismo e strumento operativo di riferimento per la tutela degli interessi della collettività connessi al legittimo uso del mare e delle sue risorse. Il Corpo quindi rappresenta per noi il presidio fondamentale di questi interessi e continuerà ad essere protagonista nel rilancio del sistema mare e nello sviluppo di tutta la serie di iniziative, di riforme, di rafforzamento della competitività e della modernizzazione che abbiamo voluto rappresentare nel piano nazionale della portualità e della logistica. Conto molto, caro ammiraglio Melone, sulla vostra collaborazione nell'implementazione di questo piano, che è un piano che servirà a dare più lavoro, più competitività, più ricchezza al nostro paese. Dobbiamo aprire una stagione nuova intorno al sistema mare e la vostra presenza, la vostra collaborazione, la vostra autonomia sarà fondamentale per il governo per realizzare rapidamente e con efficienza quell'azione di coordinamento tra i diversi sistemi portuali che cerchiamo oggi di migliorare, perché questo paese è un paese di grandi genialità, di grandi iniziative, di grandi personalismi, ma è un paese che poco si sa coordinare, poco sa lavorare insieme. E credo che noi possiamo dare dimostrazione con la diffusione capillare della Capitaneria di Porto, possiamo dare dimostrazione di un'efficace azione di coordinamento su tutti i nuovi assetti organizzativi, su tutte le nuove sfide economiche che abbiamo davanti. Il Corpo per me è una vera forza propulsiva per fare degli investimenti nei porti una leva di potenziamento di tutta la penisola. Siamo un enorme pontile gettato nel Mediterraneo, possiamo diventare la porta d'ingresso per tutto il Sud Europa, delle merci, della ricchezza, e stiamo lavorando sulla logistica integrata proprio per dare forza a questo grande progetto nazionale. Permettetemi di dire due cose adesso personali. Una premessa al Capo di Stato Maggiore della Marina, che ha confermato qui la sua piena disponibilità a una collaborazione, al coordinamento e anche a trovare futuri assetti. Noi crediamo in questo momento che l'autonomia del Corpo, caro ammiraglio, sia un valore fondamentale, ma ci continueremo a confrontare. Questa è l'opinione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Governo troverà... Il Governo troverà, credo che il governo troverà i nuovi equilibri sicuramente, ma io finché ho questa responsabilità metterò in campo tutte le mie convinzioni, che sono quelle che lei ha ricordato, di un efficace coordinamento, di una divisione di compiti e di un servizio e dell'obbedienza delle forze armate tutte agli indirizzi del governo. Allora permettetemi due parole invece personali all'ammiraglio Angrisano, che oggi lascia la guida del Corpo. Mi aveva promesso che non si emozionava, ma invece non ce l'ha fatta. Credo di avere che abbia saputo svolgere un'azione di comando con grande equilibrio, caro ammiraglio, con grande professionalità, lungimiranza. È un momento storico particolarmente complesso e si è dimostrato una guida, un punto di riferimento sapiente per tutto il personale, e non ha mai fatto mistero, credo, dei suoi profondi sentimenti di orgogliosa appartenenza al Corpo, e la sua esperienza l'ha portato a ricoprire importantissimi, prestigiosi incarichi. È stata di esempio e di stimolo per accrescere il potenziale del Corpo
e quindi è stata anche di grande aiuto, davvero la ringrazio personalmente, a me personalmente nel mio nuovo incarico, ma è stata di grande aiuto a tutta l'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, valorizzando un modello organizzativo articolato e ricco di competenze. Quindi grazie, grazie davvero ammiraglio, è stata ammainata la sua bandiera, ma credo che la bandiera di un servitore dello Stato non si ammaina mai, rimane sempre nel cuore di tutti il suo lavoro, il suo impegno, la sua dedizione, la sua competenza per tutta la comunità marittima. E quindi grazie di cuore anche a nome di tutti gli uomini e le donne, non solo delle Capitanerie di Porto, ma anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie davvero. All'ammiraglio Melone, che subentra nell'incarico, davvero un sentito augurio per l'importante e prestigioso ruolo alla guida del Corpo delle Capitanerie di Porto. Sono certo, ammiraglio, lo ha già detto anche il Capo di Stato Maggiore della Marina, che la sua esperienza, l'indiscussa professionalità le consentiranno di raggiungere risultati lusinghieri e prestigiosi e che ella, al pari dei suoi predecessori, saprà affrontare con perizia e con successo le sfide presenti e future. Ci aspetta un compito ambizioso, caro ammiraglio Melone, quello di traghettare il corpo verso livelli di ancora maggiore efficienza e modernità. Ed è una sfida che, se me lo consentirà, affronteremo insieme, perché vogliamo appunto fare della risorsa mare una risorsa fondamentale per lo sviluppo del Paese. Insieme a lei, sotto la sua guida, certamente il corpo raggiungerà nuovi risultati, saprà rispondere alle nuove sfide, saprà sicuramente efficacemente continuare a radicarsi nel cuore degli italiani e delle italiane. Gli italiani e le italiane, permettetemi di dirlo con grande franchezza e fuori dal cerimoniale, italiani e italiane che dicono un grazie a mio nome, attraverso di me, attraverso le mie parole, oggi davvero a tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera. State svolgendo un ruolo preziosissimo, un servizio unico per il nostro Paese. Il vostro quotidiano e generoso impegno contribuisce a salvare vite umane, a tutelare la bellezza del nostro patrimonio costiero. Contribuisce a ridare fiducia nelle istituzioni. Per questo io vi dico grazie, continuate, bravi, siamo con voi, vi siamo vicini. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, viva l'Italia. Si informano gli intervenuti che la cerimonia avrà termine con l'uscita dallo schieramento della compagnia d'onore. Si prega pertanto di rimanere ai propri posti. Grazie. La bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali, seguita dallo stendardo delle unità navali della Guardia Costiera, lascia il luogo della cerimonia.
la bandiera della Marina Mercantile lascia il luogo della cerimonia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, professor Graziano Del Rio, accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Marina Militare, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore Vincenzo Melone, e dall'ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano, lascia il luogo della cerimonia. Lasciano il luogo della cerimonia il medagliere della Marina Militare ed il medagliere dell'Associazione Nastro Azzurro. La compagnia d'onore lascia il luogo della cerimonia.